C'è un po' il morale un po' basso, ma per il resto sta procedendo tutto abbastanza bene. Un futuro luminoso adesso è avvolto da fitte nebbie. Dopo una settimana di decisione andai a trovarlo a Torino e lì in effetti mi resi conto, vedendolo di persona, in che stato era e parlando così, anche lui dice: ma adesso non lo so, sì, se riesco a tornare in bicicletta e se correrò ancora. Il 31 ottobre Pantani lascia l'ospedale di Torino. Il difficile arriva adesso. Tutto dipenderà dalla rieducazione e vengono consultati i migliori specialisti. Prendere in quel momento la gestione Pantani poteva essere anche un rischio, perché comunque il nostro settore ce lo insegna, soprattutto nella rieducazione sportiva. Quando tu rieduchi un atleta di alto livello, l'atleta non deve solamente tornare a essere una persona sana, ma deve tornare a vincere. Pantani non può camminare, eppure i muscoli della gamba devono lavorare lo stesso. Veramente lì la forza interiore di Marco di riprendersi è stata incredibile, perché andò in piscina, lavorò tanto con i fisioterapisti fino a riprendere, dopo 6 mesi di inattività, a riprendere ancora la bicicletta. È il 23 marzo 1996. Dopo 5 mesi e 5 giorni di supplizio, Pantani torna in sella per una pedalata a Cesenatico con il gregario Sibuni. Mi ero un po' dimenticato anche quanto possa essere bello andare in bicicletta. Pantani può finalmente tornare a sorridere. I brutti ricordi sono dietro le spalle. È stato bello per noi, ma vedevo anche in lui che era contento. E nel frattempo ha pure incontrato l'amore. Si chiama Christine, una bella ragazza danese che fa la cubista in una discoteca. È l'inizio di una storia appassionata e tormentata. Per me non era amore, no. Poi non era neanche assolutamente una ragazza adatta per Marco. Non piaceva il ciclismo, non se ne fregava proprio di niente, di tutto. Ho conosciuto questa ragazza ancora quando avevo le stampelle. È nata così, una storia molto, molto bella. Tra i suoi progetti per il 1997 c'è una squadra tutta nuova, la Mercatone 1, voluta da Luciano Pezzi, l'uomo che più di ogni altro crede nelle possibilità di Pantani. Creiamo un gruppo sicuramente molto affiatato, molto concentrato, vicino a lui, con qualche corridore sicuramente votato al 100% in salita per lui, e riusciamo veramente a creare un gruppo molto forte. Quando comincia la stagione 1997, Pantani è di nuovo un ciclista professionista. Ed anche un nuovo soprannome, il Pirata, grazie alla sua inseparabile bandana. Avendo la testa piccola, i capellini, avendo delle misure più grandi, non si vedeva. La mamma gli ha detto: mettiti un fazzoletto. Gli mise questo fazzoletto e nacque la bandana. Ma tutto attorno a lui è cambiato. Il grande Miguel Indurain ha da poco annunciato il ritiro dalle corse. Il mondo del ciclismo ha bisogno di nuovi personaggi e Pantani è pronto a raccogliere la sfida. Mi ricordo nell'inverno del 97 Marco si allenò tantissimo, perché volevo subito vedere se era ritornato il Marco di prima. E lo si è andati al giro, consapevoli di poter fare un bel giro d'Italia. Ma la sfortuna per Pantani è come il suo talento, senza limiti. E la tappa del 24 maggio è foriera di un'altra sventura. Niente, eravamo in questi 30 corridori, gli dissi con Marco: guarda che è pericolosa questa strada perché è molto stretta, curve, o stiamo avanti o dietro, perché se succede una caduta, se siamo lì a metà ci rimaniamo dentro. E non ho ancora finito di dirgli così che... è saltato fuori Gatto, che è andato proprio ruota dietro di Zaina, e Pantani era proprio dietro. Quando vedi così che lui era lì quasi con le gocce, stava piangendo. E arrivai lì, vidi un po' come stai Marco, così mi fece con la testa proprio, come dire, non ci siamo. Ancora una volta Pantani risale in bicicletta e finisce la tappa in ritardo e dolorante. E il giorno dopo si ritira. Sono 7-8 mesi che ho nella testa il giro e che insomma, mi sarebbe piaciuto essere battuto in questo giro,
in altro modo, non dalla sfortuna ma dagli avversari. Allora buttare via la bicicletta, smettere di correre, perché mi diceva impossibile andare avanti così, non può capitare tutte le cose negative a me, insomma. Però poi magari quando passavano questi 3-4 giorni riscopriva quello che voleva lui dalla bicicletta e quindi ritornava ai suoi passi. Allora Pantani risale in bicicletta e come sempre gli succederà, non appena comincia a pedalare, torna a pensare positivo. Al giro non sono riuscito a farlo e quindi dovrò fare il tour e mi auguro di poter fare qualcosa di positivo. È sicuramente un appuntamento dove dovrò cercare di fare delle belle cose e tutti mi aspettano. Il Tour de France per il pirata è l'occasione del riscatto dopo le delusioni del giro. Siamo arrivati praticamente all'ultimo minuto. L'organizzatore del Tour ci ha creduto perché Marco poteva infiammare sulle salite. Ma le cose non vogliono proprio saperne di andare per il verso giusto. Già al secondo giorno arriva la grande paura. C'è una caduta nel gruppo, una delle più grandi che si ricordi al Tour. E Pantani è lì in mezzo. Perché lui aveva un vizio di correre sempre in fondo al gruppo. Era uno dei vizi tecnici, a livello tecnico che gli veniva, no? Venivano criticati. Vede finire a terra davanti a lui circa 40 corridori, ma miracolosamente riesce a non cadere. La prima settimana cadde 4-5 volte. Ogni tanto lo chiamavo e lui un paio di volte mi disse: Fabri, no, vado, vengo a casa, tanto sto sempre per terra. Nei giorni seguenti è la bronchite a negargli la vittoria. Sul Col d'Aspin e sul Val Luron, Virenque attacca. Pantani reagisce, ma non c'è il guizzo che conosciamo. Le energie le ho e mi manca solamente il passo, diciamo, dei tempi migliori, speriamo di trovarli. Il giorno dopo è Ulrich ad attaccare e Pantani non ce la fa a stargli dietro. Il suo leggendario scatto sembra essersi spento. I suoi sorpassi in salita sembrano solo un ricordo. Sono in molti a chiedersi dove sia finito il suo spirito garibaldino, quella voglia di vincere che l'ha reso famoso nel mondo. Non mi sento ancora al 100%, diciamo, tante piccole cose, ci vorrà del tempo. Io spero il prossimo anno di essere qua a giocarmi la maglia gialla. Si arriva così alla tappa più importante del Tour, l'Alpe d'Huez. Qui Pantani ha vinto già 2 anni prima e vuole a tutti i costi bissare il successo. È qui che ha dato appuntamento ai suoi tifosi. Quel giorno lì ci siamo detti: oggi non deve andare via nessuno, dobbiamo arrivare sotto l'Alpe tutti assieme. Mi disse: tieni gli occhiali. Ho gli occhiali, si ritorce, tieni gli occhiali. Io quando mi dice l'occhiale, io fra di me ho detto: ci siamo. Appena la strada inizia a salire, Pantani non tradisce e torna ad essere il pirata tanto atteso. Io mi ricordo che dovevo fare i primi chilometri per lanciarlo, ma non l'ho fatto neanche 100 metri che Marco, come prese l'Alpe d'Huez, ha esploso tutta la sua rabbia che aveva dentro e ha attaccato. Ecco, iniziano gli scatti. Pantani incomincia il suo forcing. Era suicidio partire all'inizio di una salita come l'Alpe d'Huez, che è lunga 14 km, con delle pendenze costanti. Però quando si sentiva bene, lui partiva. La progressione di Pantani è impressionante. Ogni 500 metri uno dei suoi avversari viene staccato. Solo Ulrich, la maglia gialla, e Virenque restano con lui. A 10 km dal traguardo, Virenque si stacca, esausto. Pochi metri ancora e cede anche Ulrich, il grande favorito del Tour. Anche Ulrich mi sembra in difficoltà, per la prima volta in difficoltà, l'avevamo detto, questa è una salita, ecco, va Pantani. E sulle strade del Tour de France ritroviamo Pantani, il grande Pantani. Nessuno a questo punto ha la forza di fermarlo. E la sfortuna, almeno per un giorno, sembra essersi allontanata. Tra le ali di folla dell'Alpe d'Huez, Pantani vola.
pirata, il pirata, a 2 anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Fa quell'urlo, come dire, sono ritornato. Un giro d'Italia e un... C'è un po' il morale un po' basso, ma per il resto sta procedendo tutto abbastanza bene. Un futuro luminoso adesso è avvolto da fitte nebbie. Dopo una settimana di decisione andai a trovarlo a Torino e lì in effetti mi resi conto, vedendolo di persona, in che stato era e parlando così, anche lui dice: ma adesso non lo so, sì, se riesco a tornare in bicicletta e se correrò ancora. Il 31 ottobre Pantani lascia l'ospedale di Torino. Il difficile arriva adesso. Tutto dipenderà dalla rieducazione e vengono consultati i migliori specialisti. Prendere in quel momento la gestione Pantani poteva essere anche un rischio, perché comunque il nostro settore ce lo insegna, soprattutto nell'educazione sportiva, quando tu rieduchi un atleta di alto livello, l'atleta non deve solamente tornare a essere una persona sana, ma deve tornare a vincere. Pantani non può camminare, eppure i muscoli della gamba devono lavorare lo stesso. Veramente lì la forza interiore di Marco di riprendersi è stata incredibile, perché andò in piscina, lavorò tanto con i fisioterapisti fino a riprendere, dopo 6 mesi di inattività, a riprendere ancora la bicicletta. È il 23 marzo 1996. Dopo 5 mesi e 5 giorni di supplizio, Pantani torna in sella per una pedalata a Cesenatico con il gregario Sibuni. Mi ero un po' dimenticato anche quanto possa essere bello andare in bicicletta. Pantani può finalmente tornare a sorridere. I brutti ricordi sono dietro le spalle. È stato bello per noi, ma vedevo anche in lui che era contento. E nel frattempo ha pure incontrato l'amore. Si chiama Christine, una bella ragazza danese che fa la cubista in una discoteca. È l'inizio di una storia appassionata e tormentata. Per me non era amore, no. Poi non era neanche assolutamente una ragazza adatta per Marco. Non piaceva il ciclismo, non se ne fregava proprio di niente, di tutto. Ho conosciuto questa ragazza ancora quando avevo le stampelle. È nata così, una storia molto, molto bella. Tra i suoi progetti per il 1997 c'è una squadra tutta nuova, la Mercatone 1, voluta da Luciano Pezzi, l'uomo che più di ogni altro crede nelle possibilità di Pantani. Creiamo un gruppo sicuramente molto fiatato, molto concentrato, vicino a lui, con qualche corridore sicuramente votato al 100% in salita per lui, e riusciamo veramente a creare un gruppo molto forte. Quando comincia la stagione 1997, Pantani è di nuovo un ciclista professionista. Ed ha anche un nuovo soprannome, il Pirata, grazie alla sua inseparabile bandana. Avendo la testa piccola, i capellini, avendo delle misure più grandi, non si vedeva. La mamma gli ha detto: mettiti un fazzoletto. Io gli mise questo fazzoletto e nacque la bandana. Ma tutto attorno a lui è cambiato. Il grande Miguel Indurain ha da poco annunciato il ritiro dalle corse. Il mondo del ciclismo ha bisogno di nuovi personaggi e Pantani è pronto a raccogliere la sfida. Mi ricordo nell'inverno del 97 Marco si allenò tantissimo, perché voleva subito vedere se era ritornato il Marco di prima. E lo si è andati al giro, consapevoli di poter fare un bel giro d'Italia. Ma la sfortuna per Pantani è come il suo talento, senza limiti. E la tappa del 24 maggio è foriera di un'altra sventura. Niente, eravamo questi 30 corridori, gli dissi con Marco: guarda che è pericolosa questa strada perché è molto stretta, curve, o stiamo avanti o dietro, perché se succede una caduta, se siamo lì a metà ci rimaniamo dentro. E non ho ancora finito di dirgli così che... È saltato fuori Gatto, che è andato proprio a ruota dietro di Zaina, e Pantani era proprio dietro.